Buona giornata! Oggi abbiamo un libro nuovo, si chiama Mindfulness in 5 minuti di Nicoletta Cinotti. Anche questo è un librino semplice, è molto, come si dice, pratico, anzi questo è veramente molto pratico, quindi tratteremo dei, appunto, esercizi da questo libro in maniera semplice, quindi state con noi, eventualmente se volete compratevi il libro, nessuno mi dà niente, non sono sponsorizzati, ho comprato semplicemente questo libro in libreria perché mi sembrava molto pratico e molto utile per il percorso di mindfulness e con degli esercizi semplici ma che ci aiutano a prendere maggior consapevolezza. Certo, mindfulness per principianti rimane comunque la base, però questo gli dà un plus, una spinta pratica sempre molto utile. Quindi cominciamo con una piccola introduzione veloce e poi con qualche esercizio. Parte 1. Uscire dal pilota automatico. La gente si aggrappa all'abitudine come a uno scoglio, quando invece dovrebbe staccarsi e buttarsi in mare. E vivere. Charles Bukowski. Daniel Simons è conosciuto per i suoi esperimenti sull'attenzione. Ha dimostrato che non vediamo molte cose che sono davanti al nostro naso, perché siamo, indovinate, distratti. In uno dei suoi esperimenti più famosi, un attore chiedeva informazioni a un passante. La scena era interrotta da due pirati che si frammettevano tra le due persone con una porta ingombrante. Solo il 50% delle persone si accorgeva che dopo il passaggio della porta, la persona che stava chiedendo informazioni era diversa da quella iniziale. La sostituzione avveniva con un altro attore che, oltre a essere diverso dal precedente, era anche vestito con altri colori, aveva capelli diversi e voce diversa. Eppure pochi notavano il cambiamento. Perché? Le ragioni sono due. La prima è che la loro attenzione era focalizzata sul compito, dare l'informazione corretta, e non sull'intera situazione. In questo modo però perdevano informazioni importanti. Prova a immaginare una situazione simile sul lavoro o nella vita privata. Siamo talmente preoccupati e occupati da quello che dobbiamo fare da non accorgerci di qualche cambiamento tutt'altro che secondario. E questo, col passare del tempo, ci può mettere nei guai. Quindi occhio. Non è una cosa banale sta mindfulness. È una cosa che ci può tornare parecchio, ma parecchio utile. Seconda ragione del perché non se ne accorgevano. La seconda ragione è che l'attenzione è un patrimonio limitato. Noi la trattiamo come se fosse infinita. Ma non è così. Guardare 100 volte al giorno il cellulare significa aggiungere 100 informazioni. Quelle 100 informazioni sono in più, occupano uno spazio che non possiamo dedicare ad altro. Immagina che l'attenzione sia un contenitore. Alcune persone avranno un grande contenitore, altre un contenitore più limitato. Quando il contenitore è pieno, l'effetto è uguale per tutti. Perdiamo informazioni perché non c'è più spazio. Perché questo spazio si riformi, è necessario ridurre il numero di informazioni che arrivano. Dormire o, indovina un po', che cosa possiamo fare oltre a dormire? Meditare. Eh sì. Riducendo la quantità di stimoli a cui esponiamo la mente, questa si svuota. Non si tratta di un processo immediato. All'inizio sarà offuscata dal rumore e dalla proliferazione mentale. Poi, gradualmente, tornerà ad uno stato di maggiore quiete. I passanti che davano informazioni e non riconoscevano il cambio di attore dopo il passaggio della porta avevano il pilota automatico inserito. Ossia, svolgevano un compito
dare informazioni senza essere totalmente presenti. Succede a tutti. Quante volte fai lo stesso percorso in auto senza ricordarti se i semafori che hai incontrato erano rossi o verdi? Quante volte entri in autostrada e non ricordi quali auto sono passate prima di te al casello? Spesso il pilota automatico è molto utile perché ci serve a selezionare le informazioni prioritarie e ci permette di fare più cose contemporaneamente. Il fatidico multitasking. Però non bisogna abusarne. In questa sezione ti darò delle informazioni per farne un buon uso. E fare buon uso della tua attenzione restituisce consapevolezza e presenza. Facciamo il primo esercizio: attenzione e memoria. La nostra mente è fatta come un imbuto. Raccoglie molte informazioni che poi arrivano ad una strettoia, la cosiddetta memoria operativa, quella che ci consente di usare queste informazioni selezionandone solo una parte. Se abbiamo troppe informazioni, la memoria operativa trabocca e noi cominciamo a sentirci sovrastati dalla quantità di informazioni raccolte. Queste ultime devono infatti fare i conti con i limiti della nostra memoria operativa. Tutto ciò può avere due effetti su di noi. O ci sentiamo stressati e abbiamo la sensazione che la vita ci scivoli dalle dita, oppure finiamo per congelarci, diventando sempre più indecisi e meno consapevoli. Quando ci sentiamo così, cercare di uscire dal blocco aggiungendo informazioni è dannoso. Piuttosto è il momento di praticare pausa, che non significa prendere un caffè, ma prendersi uno spazio di consapevolezza. Eccoci agli esercizi del giorno di oggi. Esercizio 1. Porta l'attenzione alle sensazioni che derivano dall'ambiente in cui ti trovi. Suoni, odori, vista, tatto, posizione. Prendi semplicemente consapevolezza di queste cose e porta la tua attenzione consapevole su queste cose. Poi porta l'attenzione alle sensazioni fisiche, piacevoli, spiacevoli o neutre. Osserva se ci sono sensazioni emotive. Guarda se i tuoi pensieri vanno al passato o al futuro. Non entrare in dialogo con i pensieri, ma semplicemente osservali, come se fossero nubi nel cielo, chiare e leggere, o dense e minacciose. Poi fai 3 respiri consapevoli, senza tentare di renderli più ampi del normale. Il respiro va bene com'è. Semplicemente ispirando, sai che stai inspirando. Espirando, sai che stai espirando. Ora riporta l'attenzione alle sensazioni fisiche ed emotive, ai pensieri dell'ambiente in cui ti trovi. Sei fuori dal pilota automatico? Fai questo semplice esercizio più volte oggi e vedi che cosa cambia via via che fai questo esercizio. Questo è semplicemente un modo di cominciare a sperimentare la mindfulness con semplici esercizi più pratici, meno, come si dice, teorici, che sono importantissimi. Mindfulness per principianti è la base, ma qui cominciamo a mettere in pratica le cose. Quindi oggi, mi raccomando, fai questi esercizi, riguardali, riguarda il video nell'ultima parte e comincia a fare questa esperienza. Daniele Paci, per felicità e pace. Om Shanti Shanti Shanti. Buona giornata. Ciao.